Falco, che abbiamo visto anche prima, è un potenziale veicolo di contagio. Vero, falso e perché? Ecco. Beh, sicuramente è un ambiente dove ci può essere una contaminazione, perché si tocca, si può, come dire, avere, come dire, una contaminazione ambientale, è un contagio in via indiretta. Lì si tratta di riorganizzare con un volume superiore, magari con una ventilazione forzata. Questo credo. C'è una ventilazione forzata nel catafalco? Sì, una modalità di ventilazione facilitata, ecco, quindi produrre un aggeggio ad hoc, insomma, per garantire ma quella, questo. No, credo che siano problemi tecnici, ma direi minimali, ecco, questo. Prego, è veramente onorevole poco. Pomicino. No, ma quella fu un'invenzione di Marco Pannella per far casino, mi lasci passare il termine, perché in realtà per tutti i precedenti le precedenti elezioni si è fatto senza catafalco e si è andato tutto tranquillamente e garantendo la segretezza del voto. Nel 92, nel casino generale, ci fu anche questa iniziativa di Marco. Pace all'anima sua, sentiamo sempre la mancanza della sua fantasia e della sua tenuta morale e politica. Però, insomma, si può togliere il catafalco. Si può garantire la segretezza e la riservatezza del voto anche senza catafalco. Bene, e l'abbiamo sistemato, poi vedremo cosa decideranno. In alternativa, il professor Pregliasco suggerisce un sistema di ventilazione e un catafalco più grande. A naso direi che passerà il lodo Pomicino, cioè via fuori. Sicuramente. Poi, con una disinfezione. Altro tema, mascherine FFP2.